Ciao Roberto Falco, ci troviamo alla Biennale Marsica. Hai esposto per la sezione fotografia curata dal professor Enrico Maddalena. Impressioni sul progetto e su questo luogo? Le impressioni sono ottime. Ho aderito perché comunque sia ho avuto anche dei precedenti, perché questa biennale, diciamo, è la terza volta che si ripropone in questo posto e contestualizza quest'area, questo borgo medievale. Allora, proprio su queste opere che hai esposto, gli sleepers, cioè i dormienti, una serie di persone colte sul momento in atteggiamento di riposo più o meno voluto. Questo ciclo è reduce da una serie di viaggi che faccio spesso per andare a Boston e diciamo un po' l'indole mia, anche chi mi conosce pittoricamente, sono molto provocatore e diciamo è iniziato per caso, come vedete che con la prima opera. Diciamo, mi ha fatto da ariete e da lì sono venute tutta una serie di altre foto che giustamente poi ci andavo con l'occhio pigro, me andavo proprio a cercare queste situazioni grazie alla prima foto che ho esposto qui che mi ha dato l'input. Che cosa hai trovato di associativo tra le tue opere poste in un contesto dinamico e in un contesto senza ritorno come questo, quasi infernale, possiamo dire? L'aspetto dormiente, nel senso che è la storia che giace, dorme, che comunque sia l'unica cosa viva è l'anima del ricordo di questo spazio. Ho pensato che comunque sia anche quando uno dorme, dalle foto che ho esposto. C'è un aspetto, diciamo, passivo, no? Però comunque sia l'anima c'è, magari detta dal sogno, dal fatto che sono persone comunque sia che vivono, anche se dormono. E portare una contemporaneità in questo borgo, perché comunque sia si vedono dei stralci, cioè si vede che sono persone che dormono, non so, su un aereo. O una sala d'attesa di un aeroporto, insomma, è una decontestualizzazione all'inverso, cioè sì, provocazioni magari in questo senso, perché poi alla fine, comunque sia, gli autori di questo progetto hanno scelto, ripeto, un borgo che permette di usufruire delle stanze, no? Delle dimore, quindi comunque sia anche una sala d'attesa potrebbe essere una dimora. Hai dato un contributo all'interno dell'organizzazione e in particolar modo hai curato tutta la comunicazione, il progetto grafico, appunto, di comunicazione della Biennale Marsica. Ma il processo creativo è stato spontaneo, devo dire anche bello perché è frutto di uno sviluppo fatto insieme a persone in sinergia, è la classica, come si dice, il classico esempio di quando vedi un fiore che germoglia, no? Quello ho visto, c'era chi metteva l'acqua, il seme, insomma, è stato bello e anche importante come esperienza personale, perché insomma, occuparsi di eventi che, ripeto, questa non è la mia prima esperienza, però voglio dire che ogni evento c'ha la sua storia, è un progetto non sono mai uguali. Innanzitutto ti facciamo un grosso in bocca al lupo e complimenti per aver partecipato a questo progetto. Grazie a voi, vedo pure molti visitatori. E ci aggiorniamo al prossimo Assolutamente. evento, che i tuoi eventi li possiamo seguire anche su popact.info. Grazie Roberto, Grazie a ciao! voi.